Buonasera, io sono particolarmente lieto di vedervi in sala. Non siamo numerosissimi, ma ormai a fronte degli standard, delle frequenze così rarefatte delle persone alle varie manifestazioni, salvo il collegamento in rete naturalmente, la vostra presenza ci conforta perché in realtà a noi fa piacere avere uno scambio diretto con il nostro pubblico e quindi questo scambio diretto è reso possibile e facilitato dall'essere tutti in questa sala storica piuttosto che parlarsi a distanza. Come voi sapete, la Columbaria da alcuni anni dedica almeno un ciclo a ruoli, figure, momenti di storia delle donne fiorentine, toscane, sul piano nazionale, con diversa profilatura. Quest'anno abbiamo pensato, grazie alla collaborazione di tante socie e anche non socie, di impiantare un corso in 7 lezioni, con 7 interventi, dedicato al genio femminile in Europa, con specifica attenzione alle scrittrici e alle poetesse. Io lo dico, lo posso dire da esterno, cioè non sono oratore in nessuna di queste occasioni e quindi credo di poter dire che si tratti veramente di un corso bellissimo. Io non ho riferimenti paragonabili di altre realtà di corsi dedicate a figure, a poetesse e a scrittrici europee del corso del XX secolo che sia paragonabile al nostro. E il merito, io lo devo dire con tutta sincerità, va a tutte le nostre relatrici, socie e non socie, a partire da Laura Barile che ci accompagna oggi in questo discorso, in questa conferenza, in questa lezione d'apertura, dedicata a una figura altissima di scrittrice del Novecento italiano, che è Natalia Ginzburg. Se voi scorrete un po' l'elenco delle nostre 7 relatrici che parlano di 7 scrittrici, non c'è alcuna presenza maschile in tutto il corso, vedete anzitutto che abbiamo curato la copertura in diverse aree linguistiche, non c'è mai una ripetizione d'area linguistica, noi abbiamo curato l'area linguistica ovviamente italiana, inglese, francese, tedesca, spagnola, russa e polacca. Quindi abbiamo cercato di spaziare in aree linguistiche estremamente differenziate, mantenendo fermo l'unitarietà però dell'approccio. E soprattutto mantenendo fermo il profilo di queste scrittrici e poetesse. Se voi lo esaminate bene, vedete che non si tratta solo di intellettuali di grande valore, di grande spessore, di scrittrici di grande spessore, ma si tratta di donne che sono impegnate civilmente. Tutte hanno attraversato, con sfasature temporali certamente significative, la storia del XX secolo e tutte hanno incrociato quelli che sono i temi alti e drammatici e tragici della storia del XX secolo, a partire da Natalia Ginzburg, che naturalmente è stata colpita dalle persecuzioni razziali, è donna impegnata nella lotta col marito, nella lotta di liberazione, quindi diciamo ha avuto uno spessore etico-politico che sostanzia fortemente quella che è stata la sua attività di carattere intellettuale. Io devo un fortissimo e sentito ringraziamento a tutte le colleghe. Badate bene, quando ho proposto a ciascuna collega di intervenire, talora indicando o suggerendo semplicemente la possibile scrittrice o poetessa da esaminare, in altri casi dove la mia ignoranza per certe aree linguistiche naturalmente è pressoché assoluta, mi riferisco in particolare all'area linguistica del russo e del polacco, rimettendo la scelta alle colleghe che sarebbero intervenute, ho sempre avuto delle risposte assolutamente entusiaste.
Quindi anche questo mi conforta del fatto che questo ciclo sarà un ciclo molto vivo, molto impegnato e molto, diciamo, seguito, spero, da voi che siete così coraggiosi in questa riesplosione della pandemia di essere qui con noi, presenti in sala, ma anche a distanza. Tenete conto che noi non solo trasmettiamo ora in diretta, ma anche registriamo sul nostro canale YouTube, quindi tutte voi e tutti coloro che ci ascoltano e tutti coloro che sono interessati a questo ciclo, che non possono seguirci oggi, potranno andare a risentire le vostre lezioni. Aggiungo anche, ve lo dico fin d'ora, e con questo io chiedo uno sforzo ulteriore alle nostre relatrici, aggiungo anche che, data la qualità, il rilievo, il livello e la bellezza di questo e l'interesse generale di questo ciclo, noi cureremo un quaderno, chiederò a tutte le colleghe che interverranno di fornirci il testo della loro conferenza, della loro relazione, le raccoglieremo in un quaderno, perché se è bello mantenere il vivo ricordo e l'accessibilità alla registrazione della conferenza in rete, come stiamo facendo per la totalità delle nostre iniziative, in alcuni casi, lo dico da vecchio professore che ama molto il libro cartaceo, in alcuni casi avere il libro in casa e avere questa serie di profili così unitari nella loro impegno civile in casa, credo che sia un qualche cosa che gratifichi e che renda, aggiunga un plus qualitativo a questa serie di lezioni e di conferenze. Io non ho altro da aggiungervi se non rinnovare il ringraziamento a voi che, sfidando la pandemia, siete venuti in questa sala questo pomeriggio, dandoci il conforto della vostra presenza e con la vostra presenza dandoci anche il conforto della vostra solidarietà, e un calorosissimo grazie a tutte le nostre relatrici, a partire da Laura Barile. Laura Barile è una socia preziosa e impagabile, senza uguali. Quando mi rivolgo a lei per avere una collaborazione ho sempre una risposta che, dir generosa, è veramente dir poco. Davvero grazie a tutti voi, e do la parola subito a Laura per il profilo di questa grandissima figura del Novecento italiano, che è Natalia Ginzburg. Grazie. Buonasera a tutti, ringrazio il nostro Presidente per le sue gentilissime e generose parole. Anch'io credo che sia un'idea molto buona questa di fare un ciclo sulle donne e in Europa. Mi fa piacere cominciare con l'Italia, ma insomma credo che sia stato giusto ampliare il nostro discorso. Funziona questo? Mi sentite? Bene. Allora, io avevo un titolo molto semplice, Natalia Ginzburg e le famiglie. E leggerò quello che ho pensato per cercare di mantenere anche un po' i tempi sul tre quarti d'ora, un'ora. La famiglia è un grandissimo tema, come ben sapeva Tolstoi,
il cui romanzo Anna Karenina, dal leggendario incipit che tutti conosciamo, tutte le famiglie felici si assomigliano fra loro, ogni famiglia infelice è infelice a suo modo. E Anna Karenina fu tradotto con la dicitura romanzo in otto parti da Leone Ginzburg nel 1929 per la casa Slavia, che poi fu acquistata da Einaudi. Come tanti romanzi russi, anche Anna Karenina è un romanzo composto da una molteplicità di romanzi. Tanti romanzi che si intrecciano a formarne uno solo, trascolorante come la vita, nella composizione ramificata della famiglia. Sul tema della famiglia, che è il suo, terremo puntata la barra del timone in questo breve discorso su Natalia Ginzburg, che per vari anni, per questo suo porsi volutamente al di là degli eventi maggiori della storia, ma pur sempre interna a essa, è stata talvolta considerata autrice di un ambito, per così dire, minore. Cito: «Sfogliavo distrattamente i suoi libri, nei quali mia madre si riconosceva così intensamente. Trattavano i suoi libri di cose di donne e di vita ordinaria. Noi eravamo molto giovani e avevamo a che fare con cose di uomini e con la promessa di una vita straordinaria», scriveva Adriano Sofri nel 1992. «Avevamo avuto fretta di andare via da casa, di uscire dalla famiglia, e quelle parole, casa e famiglia, erano le più care al lessico di Natalia». Proseguiva introducendo un'osservazione illuminante sullo spazio dell'esistenza quotidiana, del tempo che passa, dell'attesa e dell'amore. È lo spazio della ripetizione, ovvero un tempo circolare. Ma non anticipiamo, concentreremo il nostro discorso su due libri. Lessico familiare, del 63, dove esplode l'invenzione di una scrittura, e La famiglia Manzoni, dell'84, romanzo formato da vari romanzi, otto per la precisione, tra loro intersecati, imparentati e intrecciati. Di Natalia ricordiamo solo due date biografiche, la nascita e la morte, 1916 e 1991. Da adolescente, cito, il mio nome era Chekhov, oltre a altri nomi che anch'essi mi accompagnavano dal mattino alla sera. A loro era destinato il suo desiderio di scrivere e ogni mio pensiero, ogni mia azione e ogni mia abitudine. Protettori i cui libri io non leggevo, ma piuttosto succhiavo come un bambino succhia il latte della balia, studiandomi di suggere e penetrare il segreto della prosa. Le pagine successive, con le ilari osservazioni sulla disperazione di dover ambientare le sue storie nel lungo Po, invece che nella prospettiva Nevsky, con personaggi che si chiamavano Maria o Giovanna, invece che Sonia o Sasha, nonché sulla pena, volendo lei scrivere solo di ciò che conosceva davvero, di provenire da una famiglia di media borghesia ebraica, invece che essere ricchissima o poverissima, per di più con un padre professore universitario, cito, fra le professioni la più inadatta a generare scrittori. Queste, appunto, pagine approdano alla consapevolezza di non voler più tirare a indovinare personaggi e storie, ma lasciare ai personaggi la libertà di entrare nel racconto e comportarsi come vogliono. Se c'è una cosa sicura è che è necessario scrivere senza nessuno scopo. Cito Natalia, quando la cito un po' lo dirò e un po' cambio voce, insomma. Non... Dopo i primi racconti, il matrimonio a 22 anni nel 1938 con Leone Ginzburg la porta nel 40 al confino in Abruzzo, a Pizzoli, dove nascerà la terza figlia. Quel paese lo amavo e lo detestavo. Questo doppio sentimento coinvolge tutti i personaggi del primo romanzo, La strada che va in città, uscito con pseudonimo per le leggi razziali nel 42. Segue Roma nel 43, l'arresto di Leone nel 44, la sua morte nel carcere di Regina Coeli per le torture fasciste. Quel primo titolo, La strada che va in città, suggerito da Leone, è legato al titolo
anch'esso suggerito da Leone, della traduzione di Natalia del primo volume della Recherche prustiana, La strada di Swann. A Pizzoli, infatti, durante la guerra, mentre Leone lavora alla revisione della sua traduzione di Guerra e Pace, Natalia traduce per la casa editrice Einaudi, fondata prima della guerra da Leone con Pavese e Giulio Einaudi, Du côté de chez Swann, che uscirà nel 1946 con questo titolo La strada di Swann. Un bel saggio di Mariolina Bertini ricorda la frequentazione dell'appassionato prustiano Giacomo De Benedetti in casa Levi e l'impudente accettare l'incarico nel 1937 da parte della ventenne Natalia, che non ha mai tradotto in vita sua e che Proust non l'ha ancora letto, ma lo ha molto sentito nominare in famiglia, quasi un mito. Sarà De Benedetti, in un lungimirante commento del 1946 uscito postumo, a mettere in luce la fedeltà della traduttrice alle espressioni domestiche e casalinghe e al linguaggio che si parlava in casa Proust. Una fedeltà, a modo suo, ardita, che traspone l'idioletto, idioletto vuol dire appunto, questa, non è un dialetto, ma insomma è il linguaggio della famiglia di Proust, l'idioletto di casa Proust in quello di casa Levi. Questa lingua della famiglia è vicina a tutti noi, scrive De Benedetti, cittadini di quella piccola patria che è la famiglia, così come una nave, battendo bandiera del suo paese, può affrontare i mari più dissueti. La Recherche è sì compiuta sotto il segno della memoria sulle voci dell'infanzia e della casa, ma, aggiungeva De Benedetti, è ricordo e resurrezione. E allo stesso modo la memoria di Natalia non avrà il segno della nostalgia, ma restituisce e fa risorgere i personaggi amati. Nel tono antilirico e confidenziale, pieno di anacoluti e ripetizioni, in cui Natalia traduce lo stile familiare prustiano, pescando nella sua stessa memoria e nelle voci della propria famiglia, la traduttrice trova suggestioni che nutriranno il suo stesso stile e si esprimeranno in libertà nel romanzo Le voci della sera, del 62, e ancora più l'anno dopo in Lessico familiare. Cito: «Mio marito mi aveva spiegato che dovevo cercare nel vocabolario ogni parola, anche quelle di cui sapevo benissimo il significato, perché poteva, il vocabolario, suggerirne una più precisa e migliore. Avevo smesso di pensare a me stessa, ero trascinata da un impeto di gioia profonda, perché avevo preso ad amare i labirinti di quelle lunghe frasi. Non dovevo spezzarle, sapevo ora che non dovevo mai spezzarle. E quello che più mi stupiva era, in me, il ritmo rapido, gioioso e possente che mi trasportava sul filo di quelle frasi così lunghe. Una gioia nervosa e convulsa che assomigliava a quella con cui scrivevo i miei racconti. E ancora, dopo molto tempo mi sono accorta di avere cercato e avere trovato in Proust qualcosa che serviva a me, per il mio scrivere. Di simili autori con i quali si entra in un rapporto di stretto e intimo colloquio, se ne hanno pochi nella vita, due o tre al massimo, ma uno, da giovane, non lo sa. Leone Ginzburg traduceva dal russo, e sia lui che Pavese erano attentissimi alla correttezza delle traduzioni in casa editrice, ma Leone, se nelle sue prime traduzioni insisteva sull'autodisciplina della traduzione letterale, in seguito capì che occorreva prima di tutto tenere presente lo stile, il carattere dell'autore ed eventualmente prendersi qualche libertà, come osserviamo Natalia con la lingua familiare prustiana resa attraverso la propria lingua familiare. Quegli anni di confino segnati dall'angoscia e dalla paura furono i più felici, interrotti dal brutale assassinio fascista. Ma era quello il tempo migliore della mia vita e solo adesso che mi è sfuggito per sempre, solo adesso lo so, scrive Natalia. Se con Proust Natalia si confrontava con lo stile di un romanzo fatto di tanti romanzi, sette almeno, sono le sette parti della Recherche des temps perdus, un altro nome tutelare, per così dire, di lessico familiare sarà, anni dopo, la scrittrice inglese Ivy Compton Burnett.
autrice di romanzi talmente simili per forma, struttura e linguaggio che potrebbero formarne uno solo. Dopo la morte di Leone, il problema era per lei come riuscire a scrivere malgrado l'infelicità. È necessario, infatti, cito, che l'infelicità non sia in noi un'interrogazione lacrimosa e ansiosa, bensì una consapevolezza assoluta, inesorabile e morale. Pubblica un romanzo duro e infelice nel 1947. È stato così. Sposa l'anglista Gabriele Baldini nel 1950, si trasferisce a Roma. Tutti i nostri ieri esce nel 1952 e nel 1957 Sagittario. Romanzi privi di dialoghi e tessuti in una maglia troppo stretta, come scrive l'autrice con felicissima metafora. Seguono 2 anni a Londra con Baldini, direttore dell'Istituto Italiano di Cultura, mentre Natalia legge tutti i romanzi della Compton Burnett, i cui tesi dialoghi che li compongono, molto simili fra loro, si svolgono tutti in ambito familiare. Madre e figlio, vi dico i titoli, fratello e sorella, un Dio e i suoi doni, vecchi e migliori, vedo laggiù che... Tra incesti, tortuosi rapporti ereditari, testamenti bruciati, inquiete dimore di campagna, scandite dal rito del tè. Scrive, sono romanzi dove non c'è altro che dialogo, un dialogare pervicace e maligno. Mi piaceva, scrive Natalia. E ancora, nella nebbia sentivo scoccare le battute di quei dialoghi che rimbalzavano da un punto all'altro, precise e secche come palline da ping pong. Ma più che di nebbia si tratta invece di una chiarezza allucinante, dove, cito, esseri impenetrabili sedevano inchiodati nei loro atroci colloqui, scambiandosi parole che parevano morsi di serpi. A Londra, spinta dalla nostalgia, comincia a scrivere un raccontino che poi diventa un romanzo, Le voci della sera, dove emergono non chiamati luoghi e voci dell'infanzia a Torino e non a San Pietroburgo. Sposati, chissà come, ai dialoghi della Compton Burnett. Dalla gioia non facevo che andare a capo. Come Leone, che si dichiarava contrario ai puntini di sospensione in quanto traccia di incertezza o ambiguità, così Natalia parla spesso del suo rapporto emotivo con la grammatica e la sintassi, l'antipatia per la virgola nei momenti di depressione, quando vuole lasciarsi scivolare sulle frasi senza nemmeno le piccole soste che sono le virgole, l'impossibilità di usare la terza persona, ovvero il rifiuto viscerale dell'autore onnisciente, e altre idiosincrasie comiche e fondamentali. Ecco l'incipit delle voci della sera. Avevo accompagnato mia madre dal dottore e tornavamo a casa per il sentiero che costeggia il bosco del generale Sartorio, poi l'alto muro muschioso di Villa Bottiglia. Disse mia madre, sento un nocciolo nella gola, se inghiotto mi duole. Disse, generale, buonasera. Il generale Sartorio era passato accanto a noi col cappello alzato sulla testa argentea e riccioluta, la caramella all'occhio e il cane al guinzaglio. Mia madre disse, che bella capigliatura ancora a quell'età. Disse, hai visto com'è diventato brutto il cane? Ora sento in gola come un sapore di aceto. Disse, ma a te non ti invitano mai. Non ti invitano, disse, perché trovano che ti dai delle arie. Non sei più andata nemmeno al circolo del tennis. Se uno non si fa vedere in giro, dicono che sia da arie e non lo cercano più. Le bimbe Bottiglia, invece, le invitano tutti. L'altra sera hanno ballato dai Terenzi fino alle 3. C'era gente da fuori e perfino un cinese. Le bimbe Bottiglia si chiamano bimbe in casa nostra, benché la più giovane abbia ormai 29 anni, eccetera. Come un pittore che impara la tecnica dai grandi maestri finché trova la propria espressione, queste passioni di lettura aiutano Natalia a trovare la propria voce, che emerge libera e gioiosa l'anno successivo in Lessico familiare, un libro fitto di dialoghi nell'idioletto della sua famiglia d'infanzia. Luoghi, fatti e persone sono in questo libro reali, dice l'avvertenza dell'autrice. Non ho inventato niente, anche i nomi sono reali. Ho scritto soltanto quello che ricordavo. Benché tratto dalla realtà, penso si debba leggere come se fosse un romanzo.
e cioè senza chiedergli nulla, né più né meno, di quello che un romanzo può dare. E vi sono anche molte cose che pure ricordavo e che ho tralasciato di scrivere, e fra queste molte che mi riguardavano direttamente. Non avevo molta voglia di parlare di me. Questa, difatti, non è la mia storia, ma piuttosto, pur con vuoti e lacune, la storia della mia famiglia. Non autobiografia, dunque, e nemmeno cronaca, ma un romanzo di nuovo genere. Nato con l'idea di mettere giù 5 o 6 cartelle su come parlavano nella mia famiglia, scritto in meno di 2 mesi, è che quando scrivo mi prende una gran tensione, mi sento come posseduta dal demonio, ecco, dice Natalia, ricorda in una intervista. È il solo libro che io abbia scritto in stato di assoluta libertà. Non mi importava più delle virgole, delle non virgole, della maglia larga, della maglia stretta, niente, niente. Lessico familiare uscì nel 63 con un magistrale risvolto di copertina di Calvino. Ciò che l'autrice insegue, dice, è il quid misterioso che caratterizza e lega questa entità che chiamiamo famiglia. Il senso e il ritmo che ci accompagna nelle nostre vite, anche quando ci siamo staccati dal tetto e dal desco della nostra fanciullezza. L'inaspettato allegro di questa sua scrittura si deve alla sua capacità visiva e auditiva, altre volte acuta fino alla spietatezza, come Compton Burnett, ma qui infinita partecipazione di affetto. Decisa a raccontare solo il vero, ecco nomi e cognomi, che allineano molte figure famose della vita politica, sociale e letteraria del tempo, dice Calvino, con lo stesso rilievo dei più oscuri parenti e conoscenti, nella prospettiva che loro tocca non nella storia, ma nelle nostre storie private. Il libro acquista così anche il valore di una cronaca dell'antifascismo, visto con gli occhi di una bambina. La conclusione di questo testo di Calvino, che cito diffusamente, ma è di gran lunga la cosa più bella che sia stata scritta su questo libro. Dopo un cenno al miracolo del riserbo dell'autrice, che tace amori e dolori personali, persecuzioni e sangue e tragedie, mantenendo la calda serenità della pagina, definisce questo libro unico come un ritratto di famiglia dell'Italia migliore. Una delle qualità più significative della scrittura di Natalia Ginzburg è il riserbo. Fra le tante reazioni timide o perplesse italiane, la coglieva bene una recensione anonima del Times Literary Supplement, un supplemento del Times, del 67 del febbraio, dal titolo Un-Italian Activities, ironicamente ricalcato su Un-American Activities, capo di accusa del maccartismo. Attività anti-americane, no? E qui lui dice attività anti-italiane, è il titolo di questo. E qual è questa caratteristica non italiana? L'autoironia e l'abbassamento di tono, e cioè praticare l'understatement in un paese che non lo apprezza. Del resto era proprio stata quella stessa rivista nel giugno che aveva recensito Lessico insieme alla Tregua di Primo Levi, il quale Primo Levi, nota benissimo Scarpa, Domenico Scarpa, è il critico che più si è diffuso e adoperato, ha studiato Natalia Ginzburg, e Primo Levi in Argon, nel sistema periodico, Argon è uno dei vari elementi del sistema periodico, racconterà proprio di una tribù estinta e del suo linguaggio. Come nota Natalia nella sua recensione. Quindi Argon riprende, diciamo, il tema di Lessico familiare. Altra qualità è l'uso dell'imperfetto. Cito da Lessico familiare. Mia madre, tra il signor Belom e la Tersilla, oscillava ora verso l'uno, ora verso l'altra. Quando si faceva fare un vestito dal signor Belom, trovava poi che non era tanto ben tagliato e che le tornava male di spalle. Allora chiamava la Tersilla e glielo faceva disfare e rifare tutto da capo. Non andrò mai più dal signor Belom. Mi farò fare sempre tutto dalla Tersilla, dichiarava, provandosi allo specchio il vestito scucito e rifatto. C'erano però vestiti che non le andavano mai bene.
le facevano sempre difetto. Allora li regalava alla Natalina, la Natalina e la donna. La Natalina aveva ora anche lei moltissimi vestiti. Usciva la domenica con un lungo paltò del signor Belon, nero, tutto abbottonato, che la faceva assomigliare a un parroco. Questo è il tono, insomma. L'imperfetto fissa nel tempo queste figure, come in un gruppo fotografico, un nucleo familiare che sopravvive all'interno del suo tempo circolare, dove a volte subentra improvviso un passato remoto, che narra gli accadimenti improvvisi e spesso luttuosi. Anche la memoria della madre è una memoria fatta di frasi. Molti dei suoi ricordi erano così, semplici frasi che aveva sentito. Della nonna Pina, cito, ricordo ancora che si ripeteva in casa nostra questa sua frase: «Tu ti dighene una, tu ti dighene una, la Drusilla anche la rompi gli occhiai». Io non so fare il Veneto, ma la madre viene appunto veneta. Questa Drusilla, sorella della madre, la compagna, poi moglie di Montale, con i suoi occhiali di tartaruga della ballata scritta in una clinica, ma questa è una mia parentesi. Quelle frasi, scriveva Natalia, sono il nostro latino, il vocabolario dei nostri giorni andati. Sono come i geroglifici degli egiziani o degli assiro-babilonesi, la testimonianza di un nucleo vitale che ha cessato di esistere ma che sopravvive nei suoi testi, salvati dalla furia delle acque, dalla corrosione del tempo. Dopo il lessico, per Natalia è più difficile dire io, non se la sente più. E in un'intervista, la prima persona io non mi sentivo più di adoperarla, e allora, siccome la terza persona non la so usare e la seconda persona mi fa orrore, allora, e ride. Per circa 10 anni, dunque, Natalia scrive commedie, dove si può dire io, dove può dire io, non in forma autobiografica. 11 a partire da Ti ho sposato per allegria, del 65, fino all'intervista dell'88. E scrive saggi, poi raccolti in vari volumi, come già Le piccole virtù del 62. Nel 69 muore Gabriele Baldini. Nel 73 esce un romanzo, mezzo narrativo e mezzo epistolare, Caro Michele. Storia di una famiglia dispersa e divisa senza alcuna ragione, come scrive Garboli nella Bandella. È la nostra epoca che inizia, con lo sfacelo, lo sfascio delle famiglie. Mi sembra che una persona abbia bisogno di avere una famiglia, anche se cattiva, repressiva, disastrata alle sue spalle. È una citazione da Natalia. E l'assenza di questo mi sembra che faccia sì che le persone crescano con delle difficoltà. Seguono nel 77, dopo il 68 e le Brigate Rosse, due racconti lunghi, Famiglia e Borghesia. Che titoli! Registrazione del presente, qui con lo sguardo più che con l'orecchio, implacabile registrazione, pur se distratta e disordinata, come il linguaggio dei protagonisti, incapaci di dare un senso alle loro azioni e al loro frenetico andirivieni. E parafrasando Amleto, l'autrice, come Ofelia, qui non dice niente, ma quel niente è tutto. È una traduzione di Montale. Eccoci dunque alla Famiglia Manzoni del 1983. Libro molto particolare, anche questo, pone come lessico il problema del genere. Romanzo, romanzo storico, romanzo epistolare, ricerca storica attraverso documenti d'archivio. È un romanzo, sostenne di nuovo con forza Natalia. Avendo scritto solo romanzi fatti di memoria e immaginazione, per la prima volta si trova a scrivere un romanzo che ha richiesto una lunga ricerca fra libri e lettere altrui e che per di più è ambientato in un altro secolo, scrive nella Bandella. Proponendo il testo all'editore, chiariva che avrebbe aggiunto una piccola bibliografia nonché un albero genealogico e una parte visiva con vari ritratti.
Ma di fronte alla proposta di una percentuale sulle vendite del 10%, come per la saggistica, non essendo questa un'opera creativa, si era fieramente ribellata. «Caro Giulio», scrive direttamente a Einaudi il 30 settembre dell'82, «io chiedo per questo libro il 15%. Lo considero un libro identico a tutti gli altri che ho scritto». E si dichiara pronta a cambiare editore se questa proposta fosse stata dettata da una tiepidezza, una freddezza, una diffidenza nei confronti del libro. E Einaudi risponde con un telegramma: «Cara Natalia, nessuna freddezza, ma slancio per il tuo libro che aprirà annata 1983. È la storia di una famiglia milanese numerosissima e complicata, la famiglia Manzoni. A partire dal 1762, nascita di Giulia Beccaria, madre di Alessandro e figlia di Beccaria, fino alla morte del figliastro Stefano Stampa nel 1907. Il XIX secolo, dall'illuminismo settecentesco alle prime avanguardie del Novecento. Il romanzo è diviso in due parti, ognuna delle quali in quattro capitoli, che seguono ciascuno il filo rosso di un personaggio intrecciato agli altri nella famiglia e nella storia. La prima parte, dal 1762 al 1836, comprende la madre, Giulia Beccaria, la giovanissima prima moglie, dico i titoli, Giulia Beccaria è un titolo, il secondo titolo è Enrichetta Blondel, 13 gravidanze e 9 figli, il bel Fauriel, che tradusse dal francese la Delchi, e Fauriel è il titolo, e Giulietta, prima figlia, infelicemente sposata a Massimo D'Azeglio e morta giovane, come tutte le altre. Non così i maschi, non senza però avere sperperato intere fortune Enrico e Filippo e essersi indebitati fino alla rovina, mentre Pietro, sostegno del nevrotico, fragile e agorafobo padre, Manzoni non poteva andare da solo, attraversare la strada, salire le scale, aveva bisogno di qualcuno che fu Pietro, sarà completamente schiacciato dalla sua fortissima personalità. La seconda parte, dal 1836 al 1907, comprende Teresa Borri, vedova Stampa, seconda moglie, madre di Stefano. Era già madre di Stefano, Stefano Stampa. Vittoria, altro titolo, figlia Manzoni, sposata a Firenze dopo anni di collegio. Matilde, che dal collegio implora invano una visita paterna e muore giovanissima anche lei, proprio negli ultimi tempi, malatissima, scrive: «Caro padre, sarei contenta se voi poteste venire». E Garboli poi ha scritto sia un libretto su Matilde Manzoni, sia ha pubblicato sempre per Adelphi il suo journal, come usava, un diario che Matilde, delicato, che Matilde teneva. E poi Garboli anche impose a Natalia, con una grande scenata epica, di dividere le due donne, le due ragazze, Vittoria e Matilde, che ebbero lo stesso destino, in un certo senso, un destino simile. La seconda parte, dunque, infine comprende Stefano, il figlio di Teresa. La bibliografia comprende, oltre allo sterminato carteggio di Alessandro, anche quelli di Enrichetta Blondel e Giulia Beccaria, la corrispondenza di Fauriel, i testi di Cesare Cantù, di Tommaso Gallarati Scotti, di Francesco Ruffini, di Sainte-Beuve e del Tommaseo. Un'intera epoca in controluce dietro le intricatissime vicende della famiglia, fra gravidanze, parti, allattamenti, battesimi e viaggi con 9 cavalli che dovettero pagare per 10 e 2 carri con bambini, servitù, bagagli, e quello dei bambini si ribalta rischiando di sprofondare nello Scrivia sulla via di Genova.
nozze dei figli, figlie, nipoti, generi e nuori, lutti, malattie, salassi, serpigini, febbri perniciose, olio di ricino, spese, pozioni, debiti, epigrafi tombali e silenzi. Mi piacerebbe che questo libro si leggesse come un romanzo, ribadiva Natalia in un'intervista dell'83. Anche se non c'è nessuna invenzione. Tutto è nato dai discorsi che facevo con una mia amica, Dinda Gallo, vedova del critico Niccolò Gallo. Lei aveva letto l'epistolario della famiglia Manzoni e me ne parlava spesso. Così a poco questa curiosità si è trasmessa anche a me e ho avuto voglia di capire chi era davvero questa gente. Fedele a se stessa, la scrittrice lascia fuori la letteratura, le questioni culturali e religiose. La sua è la posizione dal basso. Testardamente, spiritosamente, tragicamente dal basso del lessico familiare. E se Alessandro non è mai visto di fronte, ma solo lateralmente, di sguincio, pure c'è un unico riferimento ai promessi sposi in un breve passaggio, quando ricordo che nel suo romanzo non esistono padri. In realtà Manzoni non riuscì mai a essere un vero padre con i suoi figli. Fu sempre a disagio con loro. In cuor suo rimase sempre un figlio, anche perché un padre vero, un modello di paternità, non lo aveva avuto mai. La sua assenza di naturalezza e semplicità con i veri figli e non col figliastro, scrive nel romanzo, nasceva dal fatto che egli, e questo è uno dei pochissimi, delle pochissime frasi, riflessioni su Manzoni, dirette, insomma, personali, diciamo, dell'autrice. Nasceva dal fatto che egli non aveva mai avuto in verità un padre, non custodiva dentro di sé nessuna immagine paterna. Il ricordo del vecchio Don Pietro Manzoni non gli destava nella memoria se non un carico di perplessità e di antichi, non mai sepolti, rimorsi. Nel primo capitolo Giulia Beccaria, che aveva i capelli rossi e gli occhi verdi, questo è l'incipit, Giulia aveva... Data in sposa al conte Pietro Manzoni, ha il figlio Alessandro da Giovanni Verri, il che non viene mai detto esplicitamente, e subito lo abbandona al padre putativo, Manzoni, Pietro, e parte per Parigi con Carlo Imbonati, quello del Carme, alla cui morte improvvisa giunge infine a Parigi e la incontra, il 19enne Alessandro, che si innamora della madre di Parigi e di tutti i suoi amici. La storia della famiglia, a partire dal matrimonio a tre con la 16enne Enrichetta Blondel e la madre Giulia sempre presente, è ricostruita in uno stile paratattico che la allinea, questa storia, ordinatamente nel tempo, attraverso le lettere e i documenti che si incrociano. Dice: «Non volevo esprimere commenti, ma limitarmi a una nuda e semplice successione di fatti. Volevo che le lettere, accorate o fredde, cerimoniose o schiette, palesemente menzognere o indubitabilmente sincere, parlassero da sé. E soprattutto, sempre nella bandella, il protagonista di questa lunga storia familiare non volevo fosse Alessandro Manzoni». Una storia familiare non ha un protagonista. Ognuno dei suoi membri è di volta in volta illuminato e risospinto nell'ombra. Ma pur volendolo vedere solo di profilo e di scorcio, Manzoni le appare strano, tortuoso, complesso. Talvolta dunque, dice, mi è sembrato impossibile non osservarlo di faccia e in solitudine. Questa presenza-assenza collega gli 8 capitoli, quasi 8 romanzi brevi, fra loro interconnessi nella stessa parentela ricostruita dall'albero genealogico. Un lavoro di ricognizione, di raccolta, di allineamento da far tremare le vene ai polsi per costruire un romanzo che, come i grandi romanzi russi o quel Proust della sua lontana traduzione, comprendono in sé una molteplicità di romanzi. Il lavoro di ricerca è appassionato, insieme all'amica Dinda Gallo, Clorinda. Insieme vanno a Brusuglio, la dimora di campagna di Manzoni, della quale dice nel libro, trascorrevano i mesi d'inverno a Milano, nella casa di Via del Morone.
Anche quella avevano voluto venderla, ma anche quella ora si erano accorti di amarla. Tornavano a Brusuglio in primavera. Vanno insieme con Dinda Gallo in biblioteca a Milano, cercano le lettere anche inedite. E dice: io sapevo benissimo che non dovevo mai dire Manzoni pensò o Manzoni disse, mai. E nessuno doveva dire pensò o disse, perché si doveva prendere tutto dalle lettere. Non c'erano io e non c'era nessun io. Era in qualche modo un libro in terza persona. Dal dialogo delle voci, dunque, al dialogo epistolare. E tuttavia, una commovente, ipotetica irruzione nei pensieri di Don Alessandro la troviamo dopo una magistrale descrizione di un suo tardo ritratto circondato dalla famiglia di Pietro, che forse molti hanno visto perché dei ritratti dei Manzoni sono pochi e noti, con questo commento: doveva essersi chiesto infinite volte in vecchiaia ragioni e spiegazioni. Doveva essersi chiesto perché, mentre Matilde moriva, lui non si era mosso. E leggiamo la sua fine, un mese dopo la morte del figlio Pietro, nel maggio 73, dopo una caduta sulle scale della chiesa di San Fedele. Non era più presente a se stesso. Dovevano passargli nel buio della mente strani e laceranti pensieri. Domandava: ma il perdonatore mi avrà perdonato ogni cosa? Queste varie terze persone che vergano le tante lettere citate per sapienti stralci sono personaggi vivi, il cui carattere Natalia desume spesso anche dai ritratti, attenta ai segnali minimi, ai dettagli che fanno l'opera. Come per tutte, ne dico una, Enrichetta Blondel, col suo viso rotondo e infantile, piccola, bionda, graziosa, con le ciglia bionde. Lo stile archivistico e impersonale può diventare umoristico. Sophie de Condorcet, vedova, che per mantenere la figlia, la sorella e una vecchia governante andava ogni giorno alle carceri e faceva il ritratto ai condannati alla ghigliottina a Parigi, conobbe Fauriel un giorno mentre passeggiava per il Jardin des Plantes. Amavano la botanica, entrambi. Essa lo soffiò a Madame de Staël, con la quale egli aveva una relazione in quel periodo. Rimasero comunque amici Madame de Staël e Fauriel. E più giù: era l'uomo più bello di Parigi, disse di lui Stendhal. Era alto e bruno, con labbra grosse e tumide, lineamenti forti e marcati, occhi tristi e pensosi. E il ritratto del suo ritratto, che peraltro c'è nel libro, perché lei aveva voluto appunto che... Ma anche la mania dei toscanismi, pedissequamente osservata da Manzoni e dalla seconda moglie Teresa, della quale Natalia, intervistata, dirà: era una donna molto egoista, che si è preso Manzoni tutto per sé e lo ha allontanato dai figli e dalla madre. Dunque, la mania dei toscanismi trapela dagli stralci delle sue lettere di Teresa. Durante le 5 giornate di Milano del 48, eccola che scrive: rivedrò io Stefano e suo figlio, lo rivedrò vivo, l'è stato tanto buono per me. E così via, ce ne sono tantissimi di questi toscanismi, veramente. Segue il noto episodio di Manzoni, acclamato dal balcone, che grida viva, viva l'Italia, no? Che nella piazzetta di fronte al suo studio. Può sembrare provocatorio, scrisse Raboni nel 92 sulla famiglia Manzoni, affermare che il più bel romanzo di Natalia Ginzburg è probabilmente questo libro, che a prima vista non è un romanzo, bensì la ricostruzione paziente, meticolosa, quasi ossessiva, di una vicenda reale attraverso documenti d'archivio, lettere, testimonianze. Ma davvero la lucidità, la tenacia, la padronanza dei propri mezzi, l'improntitudine sovrana della scrittrice è qui al suo meglio, e il romanzo, o se vogliamo gli 8 romanzi brevi che lo compongono, è una lettura davvero accattivante. Eletta nello stesso 83 deputata alla Camera nel gruppo degli indipendenti di sinistra, Natalia pubblica l'anno successivo un romanzo epistolare, La città e la casa, e nel 1990 un intervento in tema di adozione, Serena Cruz o La vera giustizia. Ho finito.
Non so, vogliamo fare qualche intervento o si conclude? Cioè, non lo so, qualche domanda, qualche curiosità, non so. Ringrazio Laura Barile per questa bellissima lezione, già scritta e quindi è già pronta per la pubblicazione, e ci diamo appuntamento a martedì prossimo, quando Claudia Corti ci parlerà di Virginia Woolf, e quindi parlare a linguistica italiana a un'altra grande, notissima scrittrice europea di lingua inglese. Grazie davvero della vostra partecipazione e buona serata. Arrivederci e grazie a tutti.